6 maggio, Monsignor Jamal Kader Daibes è stato consacrato come vescovo ausiliare di Gerusalemme dei Latini. Rivolgiamo dunque il pensiero a te, diletto figlio, si legge nel decreto pontificio di nomina letto nel corso della celebrazione. Sostenuto dalle tue opere in questa sede e dai frutti affidabili che hai portato nei tuoi incarichi, ti riteniamo adatto a svolgere questo incarico. Pertanto, udito il presidente della Congregazione per le Chiese Orientali, con la pienezza della nostra autorità apostolica ti nominiamo vescovo ausiliare della diocesi patriarcale di Gerusalemme dei Latini. La messa, presieduta dal patriarca di Gerusalemme dei Latini, sua beatitudine Pier Battista Pizzaballa, è stata celebrata nella chiesa di Santa Caterina a Betlemme. Oggi è un nuovo inizio per il mio lavoro, specialmente lavorare con sacerdoti e credenti allo stesso modo. Ricordo in modo particolare la Giordania, essendo stato nominato vicario patriarcale per la Giordania. Insieme siamo tutti invitati a lavorare per una chiesa viva, una chiesa che testimonia il Cristo risorto. La parola episcopus, vescovo, deriva dal verbo guardare dall'alto, ha detto il patriarca nella sua omelia, riferendosi al ruolo del pastore, che è chiamato ad assumere e dirigere tutte le istanze politiche e sociali della sua comunità, oltre che quelle religiose, con uno sguardo dall'alto, libero dalle logiche del mondo. Guardare dall'alto non significa solo vigilare, ma aiutare le persone a guardare alla loro realtà, non solo dal punto di vista della sofferenza, ma anche dal punto di vista della fede, la presenza di Gesù in mezzo a loro. Ho chiesto a Monsignor Jamal, prima di tutto, di guardare tutto il paese, non solo alla capitale Amman, di prendersi cura delle famiglie, perché loro sono il nostro futuro, delle scuole, e di essere vicino alla gente. Alla presenza dei tanti fedeli accorsi per l'ordinazione, molti provenienti dalle città della Palestina e della Giordania, sua beatitudine Pier Battista Pizzaballa ha imposto le mani sul capo del nuovo vescovo. Due diaconi hanno tenuto aperto il Vangelo sulla testa di Monsignor Jamal Kader per tutta la preghiera consacratoria, come segno di sottomissione alla parola del Signore. È seguita l'unzione con il Sacro Crisma e la consegna delle insegne episcopali, l'anello, la mitra e il bastone pastorale. La mia sensazione è indescrivibile, non sono mai stata felice come oggi. Siamo tanto felici, io e tutta la gente del mio paese. Ho visto la gioia nei loro volti. Questa è una benedizione di Dio, me l'ha data. Ringraziamo Dio di tutto. Molte sono state le espressioni di sincere congratulazioni e benedizioni per il nuovo vescovo, tra cui quella della mamma. Dio ti benedica, prenditi cura di te stesso, che Dio ti conceda la forza e la salute e ti dia la forza per portare il messaggio di Dio.